Ce ne avevano tanti, e le persone invece che avevano delle difficoltà materiali si sono impoverite e stanno sempre più in difficoltà. Questo lo sanno quasi tutti, quindi è inutile continuare a insistere con le stesse politiche. La protesta sociale, però, se non viene indirizzata con una cultura, con una teoria politica, finisce per produrre questi fenomeni che sono appunto razzismo, xenofobia, ce la prendiamo con gli immigrati, cioè votiamo a vanvera, eccetera. Quindi, da un lato c'è il discorso della critica al modello di gestione dell'economia e dall'altro il tentativo di recuperare una socialità che serve sia per opporsi a questo modello sociale, sia anche per far star bene le persone, perché le persone isolate stanno male, perché noi siamo esseri sociali, l'uomo è un essere sociale e quindi deve cercare di agire e di stare insieme agli altri per una finalità collettiva che non solo serve per farci star meglio, ma serve anche per vivere meglio, perché nei momenti in cui c'è un problema sociale, può essere un problema di un quartiere, di un sindacato, eccetera, nel momento in cui la gente riesce a reagire come gruppo, come collettivo e non come reazione individuale, l'azione è più efficace e ci sentiamo tutti meglio perché siamo esseri sociali, quindi viviamo in società. E quindi per ricostruire la socialità, quindi la ricerca sulla nuova socialità, serve un passaggio culturale abbastanza radicale, serve un passaggio culturale abbastanza deciso, cioè bisogna scoprire che cos'è che ci rende esseri sociali, perché siamo esseri sociali. E qui io nel libro, nella seconda parte del volume, utilizzo quella che è la teoria della nascita di Massimo Fergioli, cioè praticamente secondo me questo tipo di problemi richiede un salto culturale molto consistente. Bisogna sapere perché siamo esseri sociali. Non basta dire siamo esseri sociali perché Dio ci ha reso tutti quanti uguali, che tanto non ci crede più nessuno. Non siamo esseri sociali perché siamo razionali e quindi non ci ammazziamo l'un l'altro come verrebbe Hobbes, perché sennò distruggiamo la società e distruggiamo noi stessi. E uno dei contributi fondamentali, secondo me, di Massimo Fergioli, dello psichiatra Massimo Fergioli, è stato quello di scoprire che la socialità nasce alla nascita. Noi alla nascita siamo esseri sociali. Siamo esseri sociali perché nel momento in cui nasciamo, ciascun essere umano, ciascun individuo, ciascun bambino cerca il rapporto con il proprio simile. Il rapporto con il proprio simile è la madre, poi il gruppo familiare, eccetera. E in questa dimensione, in questa ricerca della socialità, è importantissimo capire che non c'è una razionalità, ma c'è una dimensione emotiva, affettiva, che è ciò che ci distingue come esseri umani, che ci porta al rapporto con gli altri. Quindi una società che è centrata tutta quanta sul rapporto economico, sull'uomo economico, questa mostruosità che si chiama uomo economico, è una società che da un lato fa star male le persone, perché noi non siamo come essere adulti uomini economici, è inutile che cerchiamo di star bene arricchendoci, controllando il conto in banca, eccetera. Noi stiamo bene se abbiamo un livello di bisogni sostanzialmente soddisfatto, che non c'è sofferenza fisica, ma ci realizziamo su un piano che è la qualità dei rapporti che abbiamo, la qualità dei rapporti sociali, la qualità dei nostri rapporti personali. Però questa qualità dei nostri rapporti personali inizia nel momento in cui veniamo al mondo. Nel momento in cui veniamo al mondo come fatto emotivo, come fatto istintivo, come fatto, come dire, non è che si possono trovare le parole per cosa pensa un neonato che viene al mondo. Però di fatto cerca il rapporto e deve trovare questo rapporto. La cultura dell'Occidente invece ha sempre negato questa realtà. Ha sempre pensato che il bambino, forse il freudismo dice che in fondo è un po' un autoerotico e narcisista, che non si riesce a riconoscere questa realtà, e negando il bambino si nega anche la donna, cioè si nega la centralità del rapporto fra il bambino e la donna, che invece è fondamentale per lo sviluppo dell'individuo tutto. Diciamo che si può dire che la donna è il futuro dell'uomo, nel senso la donna è quella che mette al mondo figli, li fa star bene e quindi poi la società si evolve in un certo modo. La società razionale positivistica, l'uomo economico, mette al centro l'individuo adulto nel rapporto con la razionalità e con gli oggetti materiali. Il salto culturale che è necessario è che esiste l'uomo adulto, ma esiste il bambino, esiste la donna, cioè esiste una complessità della specie umana dove contano delle cose che in realtà nella nostra cultura sono state messe da parte. Quindi, diciamo, per tornare all'economia, io penso che il nostro nemico principale non è il mercato, il capitalismo, sì, il capitalismo certo, la ricchezza materiale che è distribuita male, eccetera. Il nemico principale è l'uomo economico, cioè l'individuo perfettamente razionale che cerca
che considera gli altri che sono intorno come oggetti materiali per il proprio benessere, quindi ha dei rapporti tendenzialmente violenti e di sfruttamento nei confronti degli altri, e in questa modalità di rapporto distrugge la socialità, poi distrugge anche se stesso, e viene fuori una società come la gente sono tutte piccole macchine che pensano soltanto ad arricchirsi e a far soldi. Dobbiamo, come dire, proporre un passaggio che non è un passaggio semplice, perché si tratta di ripensare alcuni presupposti culturali che probabilmente provengono addirittura dall'antica Grecia. Cioè Aristotele diceva che il bene era nella ragione, non a caso diceva che le donne erano esseri inferiori, no? Quindi bisogna un po' ripensare i fondamenti del pensiero occidentale. Siamo a un punto della nostra società e della nostra civiltà dove o si affrontano dei problemi, diciamo, a carattere radicale, con tutto il coraggio anche intellettuale di andare a scardinare delle idee che per noi sembrano assodate, oppure rischiamo di ripercorrere strade già battute e quindi di non essere in grado di affrontare una crisi che è una crisi, non solo una crisi economica, ma a mio avviso è anche una crisi di civiltà. Ecco. Grazie intanto per l'invito. Non so, diciamo, se il panel è di particolare qualità, io vengo in natura, diciamo, più di esperienza politica e di studi accademici, quindi può darsi che sia l'ultima volta che mi invitate, scherzo. Detta questa premessa, volevo partire dalla situazione attuale, anche se il libro è del 2017, ma leggendolo in questa settimana, che è la settimana del coronavirus, quindi è un buon successo, penso, la riuscita anche di partecipazione, perché partecipare alle presentazioni dei libri e vivere le librerie e gli spazi della cultura è la miglior risposta al sentimento di paura che è stato diffuso. Credo sia interessante vedere come la politica a livello nazionale e anche locale ha risposto a questa crisi. Bisogna pensare alle imprese. Ci sono due dati che provo a dare velocemente. Il primo è il terribile contatore di morti sul sito del Ministero della Salute, nel senso che le persone sono numeri, ci hanno messo un contatore, malati, guariti, morti, una comunicazione terrificante, perché dietro a quei numeri ci sono delle condizioni specifiche anche per chi si occupa di sanità, invece è tutto ridotto a dei numeri semplici. E le persone vengono invitate a guardare a quella situazione in maniera individuale. Soprattutto chi ci rimette è chi è in condizioni di fragilità. Sono arrivate una serie di segnalazioni da parte di chi è diversamente abile o vive, diciamo, una condizione di grossa anzianità e non è autosufficiente, e si ritrova tutta una serie di attività che venivano fatte anche all'interno delle scuole a non farle più per motivi di sicurezza. Rispetto a quelle condizioni sociali non c'è stato nessun impegno pubblico da parte delle istituzioni e da parte della politica. Tutte, principalmente le parti politiche, sono accorse a riflettere su quelle che sono le conseguenze dell'economia. E ovviamente, non parlando della grande distribuzione che ha registrato il più 20%, quella, diciamo, non se ne parla e non si può nemmeno ipotizzare di alzare eventualmente le tasse su quel più 20%, ma come si fa a dare risorse a quelle invece imprese che hanno avuto una perdita economica, perché stiamo sempre in questo paradigma che non può essere messo in discussione. Noi viviamo nell'unica società possibile, diciamo, la caduta del muro di Berlino e la fine del Novecento ha attestato che l'unica possibilità che abbiamo è vivere in una società capitalista dove stiamo tutti messi in competizione l'uno con l'altro, perché questo è il modo migliore che noi abbiamo per vivere. La discussione anche all'interno dell'alternanza scuola-lavoro che ha attraversato il Comune di Firenze recentemente è stata interessante, perché noi comunque viviamo qui a Firenze in un territorio che è governato dal centro-sinistra, quindi apparentemente ci dovrebbe essere maggiore sensibilità rispetto ai temi della formazione e della scuola. E abbiamo provato a evidenziare qual è l'assurdo, e nel libro c'è un passaggio rispetto anche al percorso di formazione, dove noi chiediamo alle imprese, alle aziende, di entrare nelle scuole in modo tale che le skills, le varie competenze del ragazzo o della ragazza siano adeguate poi a quello che sarà il mercato del lavoro, che in larga parte non è fatto di dottorandi e ricercatori, ma è fatto invece di un altro tipo di lavoro. E infatti Confindustria è molto contenta di poter subito spiegare quali sono le condizioni in cui si arriverà a lavorare, nell'assurdo che poi invece politicamente si sostiene la formazione permanente,
perché le persone di 50 anni che perdono il posto di lavoro devono loro reinventarsi, quindi continuare a studiare per tutta la vita. Quindi studiare meno nel periodo della formazione, sviluppare meno coscienza critica, sviluppare maggiori competenze per entrare nel mercato del mondo del lavoro e vivere tutta la vita con l'angoscia che da un momento all'altro devono reinventarsi il posto di lavoro. Lo chiamavano flessibilità nei tempi di crescita economica, oggi sappiamo che è precarietà e parlano più che altro di formazione permanente. Perché è questa la visione dell'essere umano? Il libro prova a affrontare, anzi lo fa, alcune parole. Che cos'è l'economia? La separa dal mercato, la separa dal meccanismo della disuguaglianza, fa presente che esisteva l'essere umano anche prima del capitalismo. Quello che ha fatto il capitalismo è rimuovere la domanda, soprattutto negli ultimi decenni, del cosa ci stiamo a fare, non in senso filosofico, ma qual è il nostro obiettivo quotidiano, perché stiamo in società, al di là dell'essere individuale e della storia soggettiva di ognuno di noi, ma qual è lo scopo per cui stiamo insieme. Questa era una risposta che doveva dare la politica. C'erano magari risposte diverse, ci si confrontava, potevano esserci dibattiti anche molto accesi. Oggi non c'è più, non si affrontano più durante le campagne elettorali, ne abbiamo attraversate anche l'anno scorso, le discussioni su qual è la nostra visione di società e qual è la nostra visione di felicità non soggettiva, si parla sempre, ognuno ovviamente vive nel modo in cui crede meglio. C'è solo la necessità di continuare a crescere e continuare a consumare. Questa è l'unica certezza che si deve avere. Deve continuare a crescere il PIL, deve continuare a crescere l'economia, se anche qualcuno rientra, diciamo, in povertà, però è necessario, perché comunque se no starebbe peggio. Questo lo danno per scontato tutti quanti, non si viene a ripensare. A questo punto, per com'è, infatti la politica non ha più nessun senso. Non è svuotata, non si capisce ci sta a fare un politico se non si può discutere qual è la sua visione di società. Ci sono tutta una serie di parametri, l'abbiamo visto benissimo con Tsipras in Grecia, perché quello io credo sia stato un interessante passaggio dove il potere si è dovuto svelare, perché a fronte comunque di una sovranità elettorale molto chiara, per cui non solo si vincono le elezioni ma si vince anche un referendum che non doveva essere indetto, alla luce di quello viene detto no, voi questo non lo potete fare. Non si sa però in nome di quale principio se non quello dell'economia. E quindi l'economia diventa il fenomeno che esiste a prescindere da come siamo organizzati e la politica non ha nemmeno più la possibilità di metterla in discussione. Io credo che questo sia il principale merito del libro e la necessità anche di discuterlo, cioè che le persone non diano per scontato che questa è la società, che questa è l'economia, assolutamente utile, quindi io credo, e soprattutto rifiutare anche il concetto di delega, perché nel momento in cui la politica diventa inutile, qui mi dispiace sfiorare la retorica del Movimento 5 Stelle che mi è sempre stato molto distante, perché quello che serve non è tanto la partecipazione online con un click o i messaggi siamo inondati continuamente dalle comunicazioni, è proprio la capacità di fermarsi a confrontare, discutere, partecipare e portare avanti un progetto. Non è semplice, soprattutto in questi tempi, mettersi in 10, soprattutto a sinistra, a discutere, vengono fuori 10 posizioni diverse. Anche la capacità di fare sintesi e non pensare che comunque se non mi viene data ragione c'è qualche motivo dietro per cui non ne vale la pena continuare a stare insieme, non vale la pena di proseguire il progetto politico, deve essere assolutamente invertita la tendenza. Non so i tempi, quanto ancora l'arbitro mi abbatte appena esco, perfetto. Questa, provo ad aggiungere un elemento di riflessione che non c'è nel libro, però mi sembra che si possa facilmente inserire. La teoria è che nel secondo dopoguerra, almeno in Occidente, non è una mia teoria, ne abbiamo discusso in altre presentazioni, in altre occasioni, finita la seconda guerra mondiale, in realtà la parte della sinistra occidentale abbia vinto.
cioè si è riuscita a liberare le classi lavoratrici dalla condizione di bisogno, i famosi anni della crescita economica che ci sono stati, e che a quel punto le risposte che venivano date non siano più state valide. Nel momento in cui si fa la lotta per diminuire le ore di lavoro, aumentare i salari, distribuire le case, distribuire gli elettrodomestici, i beni di consumo, a quel punto quale diventa il tuo scopo? Qual è il tuo obiettivo? Rispetto a questo, la migliore risposta non l'ha più data la sinistra, ma l'hanno data a Reagan e la Thatcher. Cioè l'hanno data quelle destre che hanno detto: bene, avete visto che abbiamo ridistribuito, che abbiamo liberato dal bisogno, il merito non è delle classi sociali, dei sindacati, dei partiti che hanno fatto le lotte, il merito è del mercato, perché noi l'abbiamo sviluppato in modo tale che adesso voi siete liberi di consumare quello che volete. È quello che viene scritto all'inizio di questo libro, cioè che l'economia è stata associata alla libertà e quindi non più alla condizione di bisogno. E ci siamo illusi, questo devo dire a livello diffuso, che fosse vero, che fosse più importante poter scegliere il modello di frigorifero o il modello di cuffie senza fili oggi, piuttosto che riflettere su qual è il tipo di quale tipo di bisogno risponde. E la sconfitta che c'è stata rispetto all'altra parte è evidente. A me ha colpito molto qualche giorno fa una persona che comunque milita attivamente in città, diceva: ma tanto il comunismo nelle scuole non lo associano all'idea di libertà, di lotta per il miglioramento, lo associano all'idea di oppressione, ed è la famosa necessità di scegliere tra uguaglianza e libertà, perché questo più o meno è quello che ormai ci hanno convinto e non si può più dire sulla stampa, a livello diciamo di opinione pubblica. Magari a livello accademico il dibattito è ancora, per fortuna si può ancora fare, ma a livello di opinione pubblica, se tu parli di uguaglianza viene guardato con sospetto, perché vuoi minacciare la libertà delle persone. In parte quello che c'è, la teoria del libro, e io su questo forse sono meno d'accordo, è che ci siano delle responsabilità dirette da parte della sinistra del Novecento e di Marx prima, che ha sottovalutato l'elemento della libertà. Vero è però che in una condizione di miseria i parametri e gli obiettivi di libertà sono diversi, cioè la libertà di avere un tetto sopra la testa viene prima di tante altre libertà che nel Novecento non si pensavano, soprattutto all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Quindi io non so in realtà quanta responsabilità si possa ascrivere a chi comunque ha portato avanti la politica nel secolo scorso. Sicuramente c'è stata una non sufficiente riflessione, ma anche una sconfitta in un grande rimosso nel dibattito politico diffuso, che è il movimento No Global, che comunque degli elementi di riflessione sulla libertà e su un altro tipo di globalizzazione aveva tentato di farli. Anche lì, in realtà, secondo me, poco noi ci diciamo su come mai sia finito quel movimento, e più che dei fallimenti di chi ne faceva parte, secondo me le giornate di Genova e il sangue in cui è finito quel periodo lì dicono molto, perché non ce lo siamo mai detto, ma secondo me tanti e tanti si sono lasciati spaventare in maniera più o meno consapevole. Ma se quella era la risposta, poi c'è stato ovviamente anche l'11 settembre negli Stati Uniti, c'è stata la guerra al terrorismo, c'è stato il movimento pacifista, ma piano piano la sensazione, e poi ancora di più con la crisi economica, è che non abbiamo più un ruolo, non riusciamo più a rispondere, siamo schiacciati. E quindi l'ultimo elemento che io aggiungerei è quello della classe sociale e del rimettersi insieme anche sulla base delle condizioni materiali, perché nel libro viene in parte contestato questo. Io sono un po' affezionato invece ancora a questa impostazione, quindi mi permetto di fare una considerazione. Come ci si rimette insieme in questo tipo di società? Secondo me vale ancora ripartendo da quelle che sono le proprie condizioni di impotenza, perché è vero che sicuramente abbiamo una condizione di benessere maggiore rispetto al passato, ma è vero nemmeno più le nuove generazioni, perché ormai anche chi ha 30-40 anni vive quell'ambizione di precariato e di non avere più certezza di avere una casa, di avere tutta una serie di beni che venivano considerati come certi fino a 20 anni fa. Rimettersi insieme sulla base di quello credo che sia fondamentale, e da quello spiegare qual è il ruolo della politica, perché altrimenti partire dal ruolo della politica in tempi come questi credo che non corrisponda, nel senso che non si ha più nemmeno idea di che cos'è.
a me capita ogni tanto di essere chiamato e di essere, mi dicono, te che fai il politico, ti paghiamo noi e quindi devi, da non so, sistemare l'impianto elettrico a risolvere il problema della fame nel mondo, perché questa è un po' l'idea. Non c'è la sensazione di poter partecipare direttamente al cambiamento della società. Cioè, noi ci sentiamo individualmente fuori dalla società che viviamo e quindi la guardiamo, la osserviamo dall'esterno e soprattutto pensiamo a noi stessi. Perché la paura più grande è che nel momento in cui io uso parte del mio tempo per aiutare chi sta come me, automaticamente verrò fregato, non ne vale la pena. Siccome a me non mi difende nessuno, io non difendo gli altri, io devo difendere me stesso. Questa, secondo me, è la cosa da mettere in discussione. E il modo migliore, io credo, è ripartire anche da quella sensazione di paura e da quella condizione di necessità e mettersi insieme. Si fa politica perché i tuoi problemi possono essere risolti. Poi non sono soltanto i problemi materiali, magari nella risposta penso possa emergere quali altre sono le necessità, ma io ripartirei da quello, cioè la condizione di disagio, di disorientamento o di necessità della singola persona non può ottenere una risposta individuale, che è invece il messaggio che ci manda la società, dall'alternanza scuola-lavoro che dicevo prima a tutto il resto, per cui il sindacato serve soltanto a fare il 7:30, la politica serve soltanto a sistemare il problema dell'asfaltatura della strada. Tutto questo è uno svuotamento di senso dello stare insieme. Se noi riusciamo a ridare il significato dello stare insieme, si riesce a mettere in discussione anche l'economia. C'avevo ragione a dire che il livello era alto, perché tutte le cose che hai messo sono abbastanza impegnative. Allora, dunque, da cosa ripartire? Dunque, il passaggio fra gli anni 70 e gli anni 80 è stato un passaggio assolutamente decisivo, perché diciamo che il fatto di essere riusciti a superare un livello diciamo di bisogno non è che ce l'ha dato il mercato, ce l'ha dato proprio l'intervento pubblico, ce l'ha dato le lotte sindacali, ce l'ha dato, diciamo, ce l'ha dato questo che si chiama compromesso socialdemocratico. Cioè, il compromesso socialdemocratico praticamente era un po' legato al fatto che c'era la minaccia dell'Unione Sovietica, del comunismo, eccetera, e quindi le classi capitalistiche in Occidente avevano bisogno di far vedere che anche all'interno del mondo occidentale fosse possibile garantire diritti, scuola per tutti, istruzione, sanità, eccetera. E quindi, da un lato, il sistema capitalistico favoriva anche l'organizzazione sociale dei lavoratori, per cui i sindacati, diciamo, organizzavano i lavoratori, però li organizzavano fino per contrattare un salario che però non doveva mai mettere in discussione veramente il sistema capitalistico, doveva essere una contrattazione del salario all'interno dei vincoli che era quello che poteva essere sostenuto dalle imprese, quindi si chiamava la politica dei redditi praticamente, no? Quindi i lavoratori accettavano quel quadro culturale, quel quadro politico, i capitalisti, diciamo le classi industriali, non usavano la loro forza contro i lavoratori, e quindi questo modello poteva funzionare soltanto nella misura in cui c'era la crescita, cioè l'economia doveva crescere, cioè perché la crescita è come dire, io ho una torta sempre più grande, questa torta sempre più grande mi consente ad avere, adesso semplificando, che i capitalisti hanno maggiori profitti, i lavoratori hanno maggiori salari. Che cosa è successo? Io lo racconto perché, fra l'altro, erano anche per molti di noi erano gli anni della contestazione, gli anni in cui si pensava di poter superare il capitalismo, quindi è successo che a un certo punto i lavoratori si sono rafforzati e a un certo punto io penso che le classi dirigenti capitalisti si sono spaventate. Cioè, voi pensate, negli anni 70, cioè nel 68, in Italia c'erano il Partito Comunista che poteva andare al governo, che era un paese centrale in Occidente. Avevano perso la guerra in Vietnam, quindi erano cacciati dal Vietnam. E c'era mezzo mondo, tutto il processo di decolonizzazione, tutti i paesi che uscivano dall'imperialismo si ribellavano. E quindi le classi dirigenti capitalistiche hanno detto: alt, questa cosa ci mette a rischio. E questa è la reazione. All'inizio del volume riporto la frase di Kaldor, che del
da cui prendo il titolo, il flagello del monetarismo è il libro di Kaldor, io mi si chiama il flagello del neoliberismo, in cui dice chiaramente che il monetarismo è un sistema per riportare il controllo sociale all'interno del sistema capitalistico. Quindi c'è quel passaggio legato che noi abbiamo vissuto, che tutti ricordano, comunque potete studiare i libri di storia, che sono quando Reagan a un certo punto licenzia 11.000 contralloro di volo che erano in sciopero in Gran Bretagna, dopo un anno, lo sciopero più lungo della storia dell'Occidente, quello dei minatori inglesi, viene stroncato e loro devono abbandonare la lotta senza condizioni. In Italia abbiamo la marcia dei 40.000, cioè a un certo punto, nel giro di qualche anno, il sistema capitalistico cambia completamente paradigma culturale, cambia paradigma e modo di gestire la politica economica. E dice, appunto, lo Stato è il problema e non la soluzione, che poi mi fa ridere perché nel 2008 lo Stato ha dovuto salvare tutto il sistema finanziario, però per loro è il problema e non la soluzione, non so se non c'era l'intervento pubblico come stavamo messi. Thatcher dice contano solo gli individui, la società non esiste, e cambia completamente il clima politico. E la sinistra che cosa ha fatto? Com'è riuscito questo passaggio? È riuscito questo passaggio perché anche all'interno della sinistra, anche all'interno dei movimenti di massa, si sentiva che bisognava proporre qualche cosa oltre la soddisfazione dei bisogni, come hai detto te, no? Cioè c'era la scuola, c'era la casa, ce l'avevamo, la sanità ce l'avevamo. Quindi i movimenti degli anni 70 erano movimenti che non investivano più il piano della soddisfazione dei bisogni, ma andavano su un altro piano, che era quello appunto di contestare la famiglia, la libertà sessuale, il divorzio, l'aborto, tutti quelli che sono i temi che noi oggi abbiamo, che sono delle conquiste. Però questi temi, queste problematiche, non si sono veramente saldate con le problematiche tradizionali del movimento operaio, ma i movimenti degli anni 70 si sono scontrati con le forze sindacali. Io mi ricordo l'episodio dell'Università di Roma del 77, dove ci furono gli scontri fisici fra Lama, che era andato a fare un comizio dentro l'università, e gli studenti che l'hanno cacciato a sassate. Adesso posso, le cose è stata molto più complicata di come hanno raccontato i giornali, però è stato, io stavo lì e per me è stato uno shock, perché io non avrei mai pensato di assistere a uno scontro fisico fra gli studenti che occupavano l'università e i sindacati. Per me era una follia. È stato uno shock, però è stata una frattura storica, cioè quel momento lì ha segnato una frattura storica fra due mondi, il mondo dei diritti civili e il mondo delle rivendicazioni materiali. Ecco, nel momento in cui la sinistra perde questa composizione, che deve essere tutto e due, cioè noi dobbiamo difendere i bisogni e sviluppare la battaglia sui diritti civili, non possiamo mettere in contrapposizione gli uni con gli altri, no? Non possiamo mettere in contrapposizione la rivendicazione contro l'autoritarismo, contro la scuola, eccetera, con le lotte del movimento operaio. Però questo è quello che è successo. E come dire, sul piano della teoria del riferimento culturale che utilizzo, è un po' come se ci fosse la mancata saldatura fra il piano dei bisogni e quello delle esigenze. Cioè il piano dei bisogni deve essere salvaguardato per tutti, che è il fatto di non avere sofferenza fisica. Le esigenze richiedono un passaggio diverso, cioè richiedono il fatto che la società deve andare in un'altra direzione. E quindi bisogna mettere non al centro le esigenze contro il sistema di bisogni, ma bisogna sforzarsi di saldare i due piani, di comporli, perché non è una questione di mettere prima gli uni e prima gli altri. Le esigenze ci sono sempre state, anche la persona più povera del mondo, nel momento in cui apparecchia la tavola per servire il pranzo, non è solo un mangiare, è un'esigenza di rapporto nei confronti delle persone che ci stanno intorno, no? Quindi una società che è basata solo sul bisogno è una società disumana, non esiste, però esiste il rapporto, i bisogni sono come se fossero dei mezzi per realizzare la socialità, per realizzarsi pienamente, e questa cosa non è riuscita, di fatto non è riuscita. E noi oggi, avendo perso quella battaglia, perché quella battaglia è stata persa, perché sostanzialmente poi c'è stato un regresso nei confronti sul piano dei diritti, dei diritti, l'abolizione dell'articolo 18, fra l'altro non dimentichiamoci che molte di queste battaglie contro i diritti sono state compiute proprio dalle forze della sinistra, cioè anche la stessa Costituzione europea. Se voi pensate a Delors, cioè alla forza che avevano i partiti socialisti negli anni 80, negli anni 90, in Europa, e hanno accettato il modello neoliberista di società. E il neoliberismo ha vinto non solo perché è stata la teoria delle classi dominanti, ma perché è riuscita a convincere anche coloro che dovevano stare all'opposizione, anche
i partiti socialisti e socialdemocratici, che quello ormai era il modello di società, ormai il comunismo era fallito, ormai si era visto che quel modello di società non funzionava più, e quindi bisognava sposare il capitalismo, bisognava sposare quell'idea di mondo. Marx aveva detto un sacco di stupidaggini, andava messo da parte, e bisognava sposare il modello neoliberale. Se voi leggete il numero di Left di questa settimana, si pente anche D'Alema di questo, figuriamoci. Io non è che è un personaggio che non amo molto, ma per dire, perché è stata una cosa che va indagata anche sul piano proprio dell'analisi storica, com'è possibile che la sinistra in tutto l'Occidente abbia sposato questo modello di società? Però questo è quello che è successo. E oggi c'è un meccanismo infernale per cui le cose che dici te, che bisogna rimettere insieme i bisogni delle persone, bisogna ripartire dalle basi, è micidiale, perché il sistema economico, cioè il sistema economico, se uno lo va a studiare a fondo su come è costruito adesso, non ti consente neanche di difendere i diritti. Cioè tu c'hai questo sistema basato sulle nuove tecnologie, questa globalizzazione, per cui l'esempio che ho fatto della Grecia. La Grecia a un certo punto si è ribellata, è stata presa e è stata staccata dal sistema finanziario ed è stata completamente distrutta. Quello a me viene in mente, l'ho anche scritto, è il fascismo. Cosa è il fascismo? Il fascismo com'è che si è affermato? Andava nelle case del popolo, dove c'erano i punti di resistenza della classe operaia, arrivavano i fascisti, distruggevano le case del popolo, distruggevano i diritti dei lavoratori, picchiavano i sindaci, poi andavano da un'altra parte e facevano lo stesso lavoro, da un'altra e facevano lo stesso lavoro. Ecco, la Grecia l'hanno distrutta per dimostrare a tutti i popoli europei che non ci si può opporre al modello neoliberista. Questo è il motivo. Perché non è che, diciamo, quando tu investi o impieghi 14.000 miliardi per salvare il sistema finanziario e ti rifiuti di spenderne 40 o 50 per salvare un paese come la Grecia e gli distruggi completamente il sistema sanitario, tu stai semplicemente dicendo che voi non potete sgarare. Schauble, a proposito della democrazia, Schauble disse a Varoufakis, il programma è questo, le elezioni non lo possono mettere in discussione, e lui gli disse: ma questo è un discorso che puoi fare nella Russia sovietica, qui si vota e noi siamo un popolo sovrano. Però poi lui si è dovuto dimettere e la Grecia l'hanno piegata. E così come hanno piegato la Grecia, piegano qualunque struttura industriale che si ribelli, perché il meccanismo produttivo che abbiamo adesso è un meccanismo basato sul fatto che dal centro del sistema economico e finanziario un'impresa può essere semplicemente sganciata dalla catena del valore ed essere trasferita da un'altra parte. Se c'è una fabbrica dove gli operai si ribellano, praticamente qualcuno con un computer o una multinazionale prende, stacca e acquista i materiali da un'altra parte. È come se fosse, come dire, addirittura voi pensate che la Walmart, che è la grande multinazionale americana, i programmi di acquisto dei suoi subfornitori vengono affidati a un algoritmo. L'algoritmo analizza in tempo reale tutte le offerte e sceglie quella più conveniente. Quindi da un momento all'altro una fabbrica che fornisce la Walmart semplicemente può essere staccata e perché loro prendono e acquistano da un'altra parte. Il sistema globalizzato, ogni unità produttiva e addirittura ogni paese è un pezzetto che può essere sganciato se protesta, se i lavoratori chiedono diritti, se... È per questo che io vedo molto molto difficile un'inversione in questo momento, ed è per questo che la politica, diciamo, è vissuta come un qualche cosa di inutile, perché la politica effettivamente per questo marchingegno infernale che hanno messo su ha difficoltà a difendere i lavoratori, ha difficoltà a sostenere, e quindi ci vuole molta, diciamo, bisogna dire alla gente che noi difendiamo i diritti dei lavoratori, ma non fargli credere che in questo momento storico sia così facile fare una cosa di questo genere, perché è molto complicato. Ed è per quello che io penso, tutto questo dibattito che c'è Europa sì, Europa no, io l'Europa, ieri abbiamo fatto questa prima lezione alla scuola politica di Left, abbiamo parlato molto dell'Europa, è venuto fuori un quadro che c'erano due parlamentari, e chiaramente l'Europa distrugge i diritti, toglie la banca centrale, serve solo alle banche e non finanzia i governi, è il punto massimo nel mondo dove si sono affermati i principi del neoliberismo. Però se noi vogliamo contrastare questo meccanismo bisogna avere una dimensione politica e anche geografica che sia corrispondente alla lotta che tu devi compiere, perché un singolo paese nel momento in cui decide di mettersi contro a tutto questo meccanismo può essere disintegrato da un momento all'altro. Voi pensate allo spread,
Lo spread è quanto noi paghiamo di interessi sul debito pubblico. Ecco, nel momento in cui è venuto fuori un governo che era un governo che si pensava che potesse essere contro gli interessi dell'Europa, lo spread è aumentato dell'1%. Questo significa che noi, soltanto per aver eletto un governo che non andava bene a Bruxelles, paghiamo 7-8 miliardi in più di tasse. Abbiamo 7-8 miliardi in più di tasse che ci vengono assorbite dal servizio del debito. Quindi è come un meccanismo che ti dice, vabbè, tu vuoi andare per questa strada, però intanto incominci a metterti uno spread più alto, poi te lo alzo ancora di più, poi se non righi diritto tu vuoi, pensi di poter servire i tuoi cittadini, ma se non righi diritto io ti faccio pagare un prezzo molto salato. Quello che è successo alla Grecia, non possono farlo all'Italia perché se fanno saltare l'Italia è troppo grosso, però fanno pagare il paese, ecco. E quindi il compito della politica è molto complicato in questo momento. Io non vorrei essere nei tuoi panni, diciamo. È molto complicato, però non bisogna farsi prendere dalla rassegnazione, perché comunque bisogna ricostruire una rete sociale, bisogna ricostruire un'opposizione, delle cose anche a livello territoriale possono essere fatte. E la politica è quello che ci può salvare, perché non ci salva l'individualismo, non ci salva le scelte individuali, ma ci salva l'azione collettiva. Un'ultima cosa su Marx, che è un tema assolutamente fondamentale. Io, se voi pensate a quello che ha significato Marx, cioè Marx è stato l'autore che per primo, forse l'unico, ha dato tutta la sua vita per la ribellione delle classi oppresse, cioè questo è il messaggio di Marx, cioè lui dice io sto da quella parte, punto, cioè senza compromessi, senza niente, anche con un'onestà intellettuale, una pulizia, per cui poi il pensiero di Marx è molto più complesso di quella che è stata la lettura che è stata data della Seconda Internazionale, del materialismo, del meccanicismo, del determinismo. Lui aveva molti dubbi. E leggere Marx e tutti i suoi passaggi, tutte le sue riflessioni, eccetera, è molto, molto complesso, molto interessante e molto complicato. Però il fatto di avere quest'idea, questo pensiero, ha fatto sì che i popoli del mondo si siano effettivamente ribellati, cioè si sono ribellati i vietnamiti, si sono ribellati i cinesi, si sono ribellati i popoli africani, si è ribellato mezzo mondo. E quindi è assolutamente decisivo. Perché quello che tiene insieme l'azione politica di tanta gente sparsa nel mondo non sono gli interessi, sono le idee. Che interessi potevano avere in comune uno studente di Berkeley che contestava, che in fondo aveva comunque l'idea di ribellarsi, e un vietnamita? Cioè c'è un'idea di società migliore, non c'è un interesse economico che li unisce, c'è proprio un anelito a una società più giusta per tutti quanti. E Marx ha dato questo messaggio, è riuscito a trasmettere questo messaggio, però nel momento in cui tu vuoi veramente cambiare la società, poi se nella teoria c'è anche qualche cosa che non funziona, alla fine la cosa si disgrega tutto. Nel giro di pochi anni noi ci siamo, perché quando tu ti trovi a fare una riunione, io mi trovo con i miei, eccetera, alla fine ci si disperde, perché forse non abbiamo un retroterra politico e culturale che è il nesso fra le persone che ci consente di ragionare su un terreno comune e quindi di fare un'azione comune. E per questo è necessaria la riflessione teorica, diciamo. Io nei miei testi penso a questo, cioè di costruire quello che può essere il denominatore comune delle persone, che a mio avviso in questo momento non può essere soltanto l'interesse economico, cioè noi abbiamo l'interesse economico del fatto che ci stanno quelli che soffrono, che non arrivano a fine del mese, eccetera, che vanno considerati. Però forse il passaggio da fare è che la vera ribellione la deve fare l'essere umano come tale, come esseri umani. Non tanto come operai, come studenti, come cose, ma capire che noi ci dobbiamo ribellare come esseri umani, perché questa società è una società che ci porta al disastro, perché ci sono che il disastro ambientale arricchisce i pochi contro i molti, e quindi la ribellione deve essere fatta come persone. Poi ovviamente fa capo anche a quelle che sono le persone che soffrono di più, ma come esseri umani, non come operai o come impiegati o come... Ecco. Cambio, questa nuova tipo di formato ha portato sì all'emergere una serie di temi chiave che sono stati un po' svolti in modo diverso da questo primo scambio. Quello che farei adesso è di aprire le domande al pubblico, salvo che Dimitri voglia reagire adesso all'intervento di Andrea. Magari apriamo le domande al pubblico, ne prendiamo magari due o tre. Mi dicono dalla regia che abbiamo un cavo molto lungo, quindi possiamo arrivare al microfono dove volete. Allora, prima il signore qua,
dopo qua, e una terza domanda, magari ne raccogliamo tre insieme e poi torniamo da questa parte del tavolo. D'accordissimo, bisogna uscire da questa società liberale per avere un futuro degno. E uscire anche dalla NATO, per il suo braccio armato, che ci porta in guerra guardando le cose del mondo. Però penso non sia sufficiente questo, anche uscire da una visione antropocentrica, no? Che pone l'uomo al centro e tutto il resto al suo servizio. Ecco, questo lo trovo una cosa indispensabile come uscire dal liberismo. E poi un'altra cosa, interrogarsi sul numero anche di umani che può sostenere questo pianeta, perché noi siamo 8 miliardi, noi fino all'altro ieri eravamo qualche centinaio di milioni, ecco, e ritornare a un numero, interrogarsi, uno studio serio, ecco, su questo, magari una vita ricerca. Sì, io volevo domandare questo, c'è stato l'ex ministro della pubblica istruzione Ferramonti che ha scritto un libro con cui sostiene che sarebbe ora di superare definitivamente il PIL come indicatore, va bene, perché misura soltanto la ricchezza e non misura tante altre cose, quindi con tutta una serie di argomentazioni lui sostiene che questa sarebbe una strada anche per procurare poi dei cambiamenti importanti nell'economia reale. Ecco, e quindi vorrei sapere cosa ne pensa su questo e se effettivamente si potrà arrivare a un definitivo superamento di questo PIL. E poi un'altra cosa, vorrei sapere, si parla molto oggi, insomma, sto leggendo molto su questa famosa economia della condivisione, va bene, l'economia circolare, ecco, che alla lunga dovrebbe contribuire a far superare questa logica del profitto a tutti i costi, però un po' mi sfugge, ecco, come in pratica possa funzionare questa forma di economia, quindi anche su questo volevo sapere una sua opinione. Ecco. Sì. Buonasera. Una premessa, io sono un militante di un giovane partito politico, FSI Riconquistare l'Italia, e volevo dare una risposta concisa, diciamo, da dove ripartire. Noi diremmo dell'FSI dalla Costituzione, perché la nostra Costituzione è veramente di quanto più avanzato c'è, cioè, a livello, diciamo, delle costituzioni a livello mondiale, e invece abbiamo accettato che la nostra Costituzione venisse praticamente disapplicata da una serie di trattati che sono quelli dell'Unione Europea, che si fondano sul principio della competizione, su tutto quello che è stato detto prima, sono i trattati neoliberisti. La nostra Costituzione invece ha una base solidaristica, e quindi c'è tutto quello che lei diceva prima, c'è il pieno sviluppo della persona umana, materiale e spirituale. Mi chiedo, visto che prima c'è stato proprio verso la fine un piccolo accenno di quello che voi dite agli studenti, ma la sinistra non è in ritardo su questo? Cioè, noi che ci definiamo un partito socialista, purtroppo non ci troviamo a parlare, non siamo sulla stessa lunghezza d'onda di una sinistra che ancora non ha capito che l'Unione Europea si fonda su quello, che tutto ciò che è diventata la scuola italiana dipende da indicazioni sovranazionali che ci hanno detto che l'individuo deve diventare quello. Ecco, questo è, per noi la parola sinistra del mio partito non ha più, però voglio dire, la stessa rivista per cui lavora Left, diciamo, è, come critica all'Unione Europea, non è che non vista tantissima, ma al di là di Left, no? Al di là delle riviste più di nicchia, è proprio qui va riformato il senso comune di un popolo intero, dove invece certi totem non vengono assolutamente messi in discussione. Quindi la mia domanda è, lei come
come intellettuale magari partecipa alle scuole di pensiero, ma a un giovane partito come il nostro, no? Che vuole riportare la Costituzione al vertice giuridico ed economico della nostra società, avendo visto che i trattati europei sono totalmente antitetici, cosa proporrebbe? Non lo sappiamo, però... No, è l'ultima domanda, inizio dall'ultima perché, come dire, a parte che questo discorso del piano sviluppo della persona umana è proprio il classico, cioè, se tu hai un partito socialista dovresti essere orgoglioso, perché il socialismo, la parola socialismo deriva da socialitas, cioè quindi natura sociale dell'essere umano, e i socialisti dicevano appunto che il socialismo è il pieno sviluppo della persona umana, cioè i primi socialisti, è proprio un pensiero fondamentale del socialismo, che in qualche modo è un po' diverso anche dall'idea del comunismo, no? Perché il comunismo mette al centro l'idea di mettere in comune la critica alla proprietà privata, no? Mentre all'origine il socialismo è più, quasi la parola richiama di più l'idea del... Lenio Basso. Esatto, infatti. Però io sono perfettamente d'accordo con il fatto che i trattati europei sono contro, c'è un conflitto fra livello europeo e principi costituzionali, cioè i principi costituzionali difendono i lavoratori, dicono pure che il lavoratore deve avere diritto a una retribuzione corrispondente sufficiente per mantenere in modo dignitoso se stesso e la propria famiglia, cioè ci sono tutta una serie di diritti sociali che sono garantiti dalla Costituzione che si scontrano con una Costituzione europea basata sui principi del neoliberismo. Questo è un dato di fatto, cioè non ci si piove su questo. E quindi il nodo, questo nodo è un nodo assolutamente decisivo. Io non penso che sia possibile il recupero di una sovranità nazionale se non in un contesto europeo. Io penso che la vedo molto difficile, cioè, ma non per questo non, purtroppo quando ho fatto la campagna elettorale sono stato accusato di andare a dire che l'Europa andava salvata eccetera, però poi facevo l'analisi sull'Europa dicendo che era un disastro perché i trattati devono essere cambiati all'unanimità. La Banca Centrale Europea per statuto dice che deve soltanto sostenere la quantità di moneta, non può acquistare titoli di debito pubblico, quindi ha dei vincoli eccetera, quindi il neoliberismo è stato costituzionalizzato nei principi della Costituzione Europea. È più, come dire, più democratica la Costituzione Americana, che se arriva un presidente negli Stati Uniti che vuole indirizzare in modo diverso l'economia lo può fare, se arriva qualcuno in Europa non lo può fare perché è proprio costituzionalizzato il neoliberismo dentro Maastricht, dentro la Costituzione Europea, dentro i vincoli europei, e quindi è un dramma, quello che hai messo in evidenza è un punto drammatico rispetto al quale non ho risposta, ma diffido delle scorciatoie, che sono le scorciatoie di pensare di recuperare un discorso di sovranità nazionale, anche perché non bisogna dimenticare che quando noi in Italia avevamo tutti quegli strumenti di politica economica che ci consentivano di difendere i diritti dei lavoratori, quindi diciamo le banche che potevano, il governo poteva dire a una banca il 40% degli investimenti li fai al sud, oppure poteva dire alla banca per difendere la nostra moneta tu devi avere una certa posizione netta nei confronti dell'estero e quindi comprare, vendere, cioè, ed era tutta una serie di strumenti di politica economica. Però quello, non dimentichiamoci, che era una declinazione a livello nazionale di una scelta a livello internazionale, perché c'era stata la seconda guerra mondiale, la distruzione, gli accordi di Bretton Woods e un modello di politica economica che veniva utilizzato da tutti quanti i paesi. Nel momento in cui questo modello è stato abbandonato per tutti, è molto difficile che un paese da solo con un modello completamente diverso a livello mondiale possa dire adesso io faccio per conto mio e recupero la teoria keynesiana. Questo non vuol dire che il paese non possa fare di più, che non possa recuperare degli strumenti di politica economica, che non possa andare in Europa e fare molto di più di quello che hanno fatto sempre i nostri governi, però non è un'operazione semplice e comunque non è un'operazione che può essere fatta contro quelli che sono i nostri partner storici commerciali, anche perché l'Italia è un paese che ha 400 miliardi l'anno di esportazioni,
noi il paese sta in piedi perché riusciamo a vendere sui mercati esteri. Non è che vendiamo sui mercati esteri perché siamo bravi, ma vendiamo sui mercati esteri perché nella lotta a coltello per la conquista dei mercati c'è questo blocco di paesi che è costituito anche dall'Unione Europea, che consente di... Adesso, se volessero distruggere un paese, basta che dicono che in Italia c'è il coronavirus, i nostri prodotti sono tutti quanti contaminati, non si viene più a fare turismo qui, eccetera, che il paese va a terra. Quindi il fatto di portare il paese contro la Francia, contro la Germania, contro gli Stati Uniti, dove andiamo? Con la Cina e con la Russia? Cioè, è molto difficile, bisogna porsi anche dei problemi, diciamo, a carattere geopolitico, no? si tratta di pensare a una prospettiva di cambiamento che sia anche a livello europeo. Ed è difficile per questo, perché, come dire, noi ci mettiamo qua e decidiamo di cambiare, invece bisogna coordinarsi con i socialisti francesi, i socialisti spagnoli, i socialisti greci. Per cui, anche per tornare all'episodio della Grecia, nel momento in cui la Grecia si è scontrata con l'Europa, tutti i socialisti, da Hollande a Renzi, a tutti i partiti socialisti, l'hanno abbandonata. Quello poteva essere un momento in cui si potevano ridiscutere, se ci fossero stati dei partiti veramente socialisti, quello poteva essere un momento in cui si dice no, alt, non si può distruggere un paese, no? L'Europa deve essere qualcosa di diverso. Quindi, come dire, per quello che riguarda il PIL, allora, io sono perfettamente d'accordo che il PIL è un indicatore che non ha assolutamente senso. E, tra l'altro, conosco Fioramonte, abbiamo discusso più volte del suo libro, quindi il PIL è un indicatore che non ha senso. Non ha senso per gli esseri umani. Voi pensate che nel PIL non entrano la distruzione dell'ambiente? Noi distruggiamo l'ambiente, quello non è un costo, ma non viene considerato, quindi noi... non viene considerato. Voi pensate che se noi, l'esempio che faccio spesso, se noi a un certo punto abbiamo l'acqua inquinata e non possiamo più bere l'acqua dei rubinetti, ma siamo costretti a fare degli straordinari per comprare l'acqua minerale, il PIL aumenta. Però non è che noi stiamo meglio. Oppure se c'è smog, inquinamento, dobbiamo mettere tutti quanti i doppi vetri, dobbiamo mettere gli impianti di condizionamento, il PIL aumenta sempre di più. Però non è che la gente sta meglio dentro questo PIL. Ci sono un collega, Bartolini, che in un saggio, abbiamo scritto un libro nell'Asino d'Oro, si chiama Quale crescita? E lui parla di crescita endogena negativa, cioè la crescita nei paesi industrializzati è alimentata dal fatto che la crescita stessa crea dei danni che devono essere corretti. Quindi è una crescita come se fosse un motore impallato, a volte viene fatto l'esempio del criceto che corre per stare sempre allo stesso punto. Quindi, però nel momento in cui il criceto, che siamo noi, corriamo per stare nello stesso punto, facciamo girare questa ruota, che è il PIL, che cresce, e che praticamente è la base che sostiene il sistema capitalistico. Quindi io ho avuto anche un dibattito con Lorenzo, gli ho detto, ma tu come fai a criticare il PIL senza criticare il capitalismo? Perché praticamente... È il capitalismo che ha bisogno dei soldi che circolino, perché così sui soldi che circolano si possono fare dei profitti, no? Perché se invece la gente potesse vivere, diciamo, con meno, ci sarebbero meno fonti di profitto perché circolerebbe meno denaro, ma magari potrebbe essere che staremmo tutti nello stesso modo, non staremmo anche meglio, diciamo, no? Magari riducendo i tempi di lavoro. Immaginatevi una società idilliaca. Una società idilliaca significa invece di farci 100 km per andare a fare il bagno a mare, nel traffico si può fare il bagno nel fiume in città, oppure che nei giardini, nei parchi pubblici si trovano gli aranci, la frutta, la verdura, in cui si lavora poco. Magari è un esperimento mentale, no? Che magari non è possibile costruire, ma facciamo questo esperimento mentale. In questa società idilliaca il PIL si ridurrebbe tantissimo, tutti gli economisti sarebbero terrorizzati perché vedono il PIL che scende. Però non è che la gente starebbe peggio, lavora meno, ha il suo modo di vivere, eccetera. Cioè negli anni 10 a Roma si facevano quattro passi, si faceva il bagno nel Tevere. Poi bisogna avere la lambretta per arrivare a Ostia, adesso bisogna avere la macchina per andare a fare 100 km e trovare l'acqua pulita. Questo è il PIL aumenta, ma il fine di passare una giornata all'aria pura
noi lo paghiamo 150-200 euro, prima non lo pagavamo niente, quindi il PIL aumenta ma il nostro benessere non è aumentato. Perché? Perché abbiamo avuto un sacco di vantaggi, eccetera, non è che dobbiamo tornare indietro, però questo PIL che aumenta non sempre corrisponde al fatto che la gente sta meglio. La gente può avere più PIL perché deve inseguire un modello di benessere o deve coprire dei danni prodotti dalla crescita stessa. Quindi bisogna, però il sistema capitalistico di per sé funziona perché cerca il profitto, e per avere profitto ci devono essere dei valori monetari che circolano. E quindi il PILS è una misura di quanto l'economia va bene dal punto di vista di coloro che ci devono fare profitti su. E questo è il PIL. Quindi che cosa bisogna fare? Sì, contestare il PIL, perché deve essere chiaro che è una cosa che non ha senso. Però hanno fatto un sistema economico che è vero che il PIL non ha senso, però nel momento in cui il PIL crolla, poi stiamo male noi, non è che stanno male quelli che si sono portati i soldi alle Cayman, perché si perde il posto di lavoro, la gente non arriva alla fine del mese perché riducono le possibilità e si sta tutti peggio, quindi è delicata come questione. Ironizzano la decrescita infelice, certo la decrescita è infelice perché in questo modello di società se il PIL non cresce i primi che ci rimettono sono quelli che stanno male. Però nello stesso tempo, quando il PIL aumenta, in questi anni tutto l'aumento del PIL e l'aumento di reddito è andato a vantaggio di quelli che già erano più ricchi. Quindi è un meccanismo proprio perverso, un meccanismo perverso. Quindi il PIL va criticato, ma va criticato in un contesto di critica di tutto il modello di sviluppo. E per quello che riguarda la questione dei limiti allo sviluppo, io non ho veramente idea. Non sono uno scienziato biologico, quindi non so se il pianeta può sostenere 8, 10, 12 o 15 miliardi con quali consumi. Certo, con quali consumi no, con i nostri consumi no, però con un diverso modello di consumo forse sì, però io non lo so. E l'economia circolare è un modo di far, come dire, l'idea dell'economia circolare è che non si spreca tutto, cioè in natura non c'è niente che si spreca, cioè se voi pensate non esiste qualche cosa che è uno scarto nel ciclo della natura, mentre nel ciclo economico, per come l'abbiamo impostato noi, ci sono tutti questi scarti, c'è la plastica che si distrugge, che va in mare, ci sta la nitride carbonica che si accumula nell'atmosfera, ci stanno i prodotti chimici, ci stanno questi scarti, proprio perché il sistema economico è pensato senza considerare gli effetti collaterali dell'attività economica stessa. Così come nel PIL non viene contato il danno esterno che crea l'attività economica, nel processo produttivo non ci si cura di chiudere il cerchio per recuperare il materiale che viene messo. Tutti questi prodotti anche che utilizziamo, smartphone, cellulari eccetera, praticamente quando li buttiamo è tutto materiale anche molto velenoso che rischia di finire nell'ambiente. Quindi l'economia circolare dovrebbe essere un modo diverso di pensare i prodotti, cioè di pensare al sistema economico e di pensare i prodotti. E molti quelli che studiano questa questione dicono che potrebbe, e non è anche questa, potrebbe essere una di quelle cose che non va contro l'impresa ma consente anche di avere dei vantaggi dal punto di vista produttivo. Quindi non è detto che un'economia migliore, più rispettosa dell'ambiente, sia contro l'attività di impresa. Potrebbe essere che se si studia bene possa funzionare anche a vantaggio delle imprese, però ripeto, bisogna uscire dalla logica dell'individualismo che vede solo il suo pezzetto e si pensa che la mano invisibile ricompone tutto quanto l'insieme. No, non c'è nessuna mano invisibile, siamo noi che dobbiamo pensare a un sistema economico più rispettoso delle persone, più rispettoso dell'ambiente, che appunto che magari riveda il PIL e lo riconsideri in un contesto di un sistema basato su presupposti diversi da quelli su cui si è sviluppato fino adesso. Il capitalismo di per sé, cioè Marx lo afferma molto, io lo riporto una frase di Marx, dice: il fine del capitalismo è soltanto l'aumento del profitto, cioè al capitale non interessa niente, non interessa l'ambiente, la cultura, il benessere delle persone, al capitale interessa soltanto questo: ho 100, lo devo investire soltanto se me ne ritorna indietro più di quello che avevo prima. Quindi il capitale, cioè un capitalista c'ha 100, lo mette nel sistema produttivo se dopo c'ha 105 o 110. A quel punto ha 110, lo rimette se c'ha 115 o 120. Una volta che c'ha 115 o 120, lo rimette se c'ha 120, 130 o 140.
Se questa cosa non gli è garantita, se a un certo punto il sistema non è più possibile fare questo, lui non investe più niente, quindi il sistema però si blocca, ma non è che si blocca su uno stato stazionario, si blocca perché va indietro, va nella crisi. Quindi il sistema capitalistico, per come è pensato sulla base della logica del profitto, è difficile che possa essere compatibile con l'ambiente e compatibile con l'assenza di crescita, perché la crescita è proprio la logica del capitalismo. La crescita inizia nel Settecento, quando si sviluppa la prima rivoluzione industriale, poi si sviluppa sempre di più nell'Ottocento, nel Novecento, e quindi è connaturata al capitalismo. Prima non c'era la crescita, abbiamo tanto benessere grazie a questa crescita, ma purtroppo cominciamo a vedere che ci sono anche danni grazie alla crescita stessa, e quindi bisogna ripensare parecchie cose, credo. Ripassiamo la parola a Dimitri e se abbiamo tempo facciamo un altro giro di 3 domande. Cerco di essere brevissimo. Due considerazioni che si aggiungono anche alle domande che venivano fatte. Parto da quella dell'Unione Europea, che mi sembra la domanda più politica. La sinistra ha avuto, diciamo, nei suoi pezzi più militanti, perché a livello di dibattito diffuso la polarizzazione è stata più destra-sinistra, nel senso che ora Salvini non si presenta più per l'uscita dall'euro, nemmeno la Meloni, mi sembra, che più aumenta il consenso e meno utilizzano quegli slogan. Però nell'opinione pubblica comunque il tema dell'Europa è venuto molto fuori. La politica però non credo che svolga una sua funzione se discute dell'Unione Europea senza pensarsi protagonista e così le persone. Credo che dovremmo avere la capacità, nel momento in cui si fa la discussione politica, di partire da degli elementi, non rimuovere il tema dell'Unione Europea, ma partire da degli elementi che ci mettono in discussione individualmente, e anche per quello io facevo riferimento alla questione dei bisogni. Cito brevemente la questione della casa. A Firenze ci sono diversi sfratti, è già passata la fase degli sfratti che avvenivano per le occupazioni o per diciamo i morosi, adesso siamo nella fase delle finite locazioni, per cui i proprietari degli immobili preferiscono mettersi su Airbnb piuttosto che continuare ad affittare i residenti, quindi abbiamo anche sfratti di finita locazione di persone che però hanno sempre pagato, anche loro però non sono più all'interno del mercato perché ovviamente conviene di più tenere l'appartamento. Ora col coronavirus abbiamo avuto un meno 70% e noi ci aspettiamo che arrivi la richiesta di sostenere i proprietari degli immobili, probabilmente arriverà questa richiesta. Il tema però è che parlando con le persone non è così scontato parlare ad esempio di costituzione e di diritto della casa, cioè nel parlare così quotidianamente la sensazione più diffusa è: ma se uno non si può permettere la casa, fa i suoi. Oppure, ma se uno non può permettersi certi affitti, andrà a dormire a Scandicci, a Figline o da qualche altra parte e poi si muoverà. Non c'è il meccanismo di identificazione con chi vive una condizione di bisogno, c'è il meccanismo di identificazione col proprietario. Oltretutto, per quanto gli dici che in realtà il grosso del patrimonio immobiliare a Firenze non è di chi ha ereditato la seconda casa o la terza casa, ma sono i grossi fondi, le banche, anche lì non ce la fai, o almeno abbiamo difficoltà a farlo. Quello ad esempio è un punto di partenza. Mi raccontavano che in un dibattito che è organizzato, perché il Partito Democratico sul tema della tassa di soggiorno del regolamento su Airbnb si è un po' diviso, l'avete visto anche sulla stampa nazionale tra i ministri, la parte diciamo che è più contro Airbnb ha organizzato un'iniziativa. È intervenuto uno di loro, comunque della parte del Partito Democratico, dicendo: ma fino a 10 case siamo piccoli proprietari. Questa a livello diffuso, diciamo, non a livello diciamo del nemico di classe che fa propaganda, è proprio la sensazione. Quindi da una parte hai chi non ha nemmeno una casa di proprietà, dall'altra hai chi ha 10 case ma si ritiene comunque un piccolo proprietario. O anche sulle fasce di reddito, ad esempio, ci sono delle ricerche molto interessanti. Perché basta. Fino a che punto uno, cioè le persone che si sentono di avere una fascia di reddito alta sono pochissime, cioè perché più alzi il livello di quanto uno guadagna,
più crescono, diciamo, le spese che hai, meno uno però si sente un privilegiato anche sulla redistribuzione delle ricchezze. Questo non è colpa dell'Unione Europea, cioè il tema della giustizia sociale e il tema della... È vero che l'Unione Europea giustifica tutte quelle logiche di repressione, di disuguaglianza, questo è assolutamente vero, e che gli stessi che hanno scritto le norme europee sono sempre stati fra l'altro contestati. Hanno cominciato, diciamo, a imperversare nel momento in cui nei singoli paesi nazionali quelle sinistre di classe avevano un consenso di massa, sono sparite, o peggio, si sono illuse di poter governare la globalizzazione, perché il vero punto distruttivo è stato quello. Ancora si ricordano quando a Firenze vennero Tony Blair, Clinton, c'era D'Alema, e quello era il momento in cui a Firenze si riunivano tutte le ex socialdemocrazie e si vantavano di governare il mondo, perché loro governavano l'America Latina, governavano gli Stati Uniti, e governavano la Germania, governavano la Francia, e governavano l'Italia e l'Inghilterra. Loro sono i responsabili di questo elemento qui. Io più che attribuirla solo all'Unione Europea, l'attribuirei a chi ha governato quegli anni di globalizzazione, e ne chiederei di conto, ma non solo a chi ha governato, anche a noi stessi che quel consenso l'abbiamo dato, perché le sinistre radicali ottengono grandi consensi elettoralmente quando si alleano per andare a governare, perché l'elettore percepisce di poter fare qualcosa in più, perché quando io vado a votare una forza politica che prende l'1 o il 3%, dico, ma io sto a casa, che vado a votarla a fare? C'è la sensazione di inutilità della politica che io dicevo, poi probabilmente non voglio prendere ulteriore tempo, ma sul tema della politica io faccio un ultimo riferimento. Dagli anni, almeno da Clinton in poi, noi abbiamo visto uno svilupparsi della politica molto simile allo sviluppo delle nuove tecnologie e dei social. Clinton, guardando agli Stati Uniti ma anche all'Europa, ma gli Stati Uniti sono stati quelli che hanno più investito, Clinton aveva un grande comunicatore dietro che gli ha studiato tutta la campagna. Dopo c'è stato Bush che ha scelto un altro tipo, e poi c'è stata un'accelerazione con Obama, quindi diciamo avevamo il canale delle notizie 24 ore su 24 nel periodo di Bush, abbiamo avuto Facebook nel periodo di Obama, se voi pensate anche al Partito Democratico Italiano quanto ci siamo innamorati di quella capacità di fare politica tramite Facebook, che costruiva una storia, cioè tu non votavi per le sue proposte politiche, tu votavi Obama, anche in Italia c'è chi ha il manifesto stampato di Obama, tutto a colori, con scritto Speranza sotto. Ci abbiamo anche Irish Line, che è una che si vanta di aver fatto parte di quella campagna politica, perché non era Obama per quello che proponeva politicamente di governare, era Obama per la storia che raccontava, e c'è stato tutto uno studio dietro, lo famoso storytelling, cioè la politica come narrazione. Io vi racconto la storia del politico che voi andate a votare. Renzi è stato questo, nel senso che Renzi, la prima conferenza stampa che fa da primo ministro è quello di mettere un Mac, un iPhone e un libro che non aveva nemmeno letto, poi è venuto fuori, che era l'arte di correre, perché lui doveva dare la sensazione della maratona, del lungo periodo. Era solo comunicazione, era soltanto l'essere impegnato a raccontarvi una storia e andare avanti. Trump, negli studi di chi si occupa di queste cose, è una teoria, è l'evoluzione ancora successiva, cioè voi adesso su Facebook o su Instagram non pubblicate in maniera continuativa la vostra narrazione, ma pubblicate delle storie che si autodistruggono dopo un po', perché non è nemmeno più la continuità del racconto, è il fare notizia, il provo a occupare e a attirare un po' l'attenzione di chi mi vota, perché come politica io non ho niente da fare, e quindi siccome qualcuno mi deve però votare, perché io devo occupare quello spazio, come faccio a convincervi a votarmi? Prima vi raccontavo una storia, ora vi provo a dare delle notizie, provo a far parlare di me, ovviamente duro poco, perché è qui il fenomeno del Movimento 5 Stelle, cioè in Italia abbiamo una serie di conferme, perché se io non ho niente da fare e devo costruirmi un consenso, prima raccontavo delle storie, adesso con le nuove tecnologie, con questo sistema di comunicazione, le storie si accorciano sempre di più. Quello che può essere fatto, io credo, è non accettare questo, cioè nel momento in cui ci si rivolge alla politica, non accettare di viverla passivamente, così come l'economia. Questo vuol dire che la politica viene prima dell'economia, cioè il PIL no, lo metto in discussione, per quale motivo quello deve essere un elemento di crescita. Al tempo stesso io vado a votare e non accetto di andare a votare passivamente,
per me andare a votare vuol dire confermare un percorso che ho seguito nel corso dei 5 anni. Io ho partecipato, mi sono informato, so chi è la persona, oppure sono io, c'è stata una discussione. Tutto questo però non fa parte della società in cui viviamo, va completamente in controtendenza, quindi non è assolutamente semplice, ma va in una direzione diversa. L'ultimo esempio che cito è quello delle sardine, che ha colpito moltissimo perché è stato anche nella piazza di Firenze. La piazza delle sardine aveva dato tantissima speranza, però delle persone che hanno partecipato a quella manifestazione, la sensazione era, e conosco tante persone a cui voglio bene, quindi non è una critica, diciamo così, troppo negativa, ma era più l'importanza di essere in quel momento, di poter pubblicare sui social l'aver fatto parte della piazza delle sardine, che l'idea di un fenomeno politico, di un processo politico. Era più il dire, vabbè, c'erano le piazze di Salvini, noi adesso facciamo una piazza contro l'odio. Però a quel punto anche lì non c'è in realtà un contenuto. Loro fra l'altro lo rivendicano anche, diciamo, in televisione, loro non fanno politica, quindi non si capisce bene che facciano. Però era per dire, secondo me, la responsabilità individuale sta nel non accettare un tipo di politica che in realtà non fa niente, non conta niente, perché altrimenti non serve a nulla. Abbiamo altre 3 domande, ok, ne abbiamo già una laggiù, il maglione giallo. Vengo là? Questa vicina, sì. Guarda, io non mi intendo di economia affatto, non ho capito veramente il 5%, glielo avevo detto. E purtroppo, perché siamo, lo so, purtroppo siamo ignoranti, ma abbiamo una formazione di economia. Io però ti do 3 immagini, mi viene in mente. La prima, sono nella mia esperienza nella provincia di Siena, le cooperative rosse nascevano negli anni del dopoguerra, no? Quindi tantissime cooperative edilizia, falegnameria. Poi ovviamente quando queste cooperative crescevano, praticamente non prendevano più soci, ma prendevano dipendenti, quindi diventavano la loro volta, eccetera, eccetera. L'altra immagine è, io lavoro in teatro e quindi spesso quando vado all'estero, ogni piccolo paese, ogni piccolo borgo, hanno tutti un centro culturale multimediale dove diventa palestra, sport, teatro, musica, concerti, eccetera. Qui da noi, provincia di Siena, tutta la Toscana, in ogni paese c'è la grande hop dove si mangia, cioè dove alla fine la risposta della sinistra non è stata culturale, ma è stata alimentare, quindi c'è ancora sui bisogni, sono bisogni più elaborati, perché poi la hop sei tu, e quindi che cazzo vuoi? E l'altra invece è più inquietante. Dunque, io lavorando sempre col teatro, facendo formazione teatrale sull'improvvisazione, eccetera, mi è capitato negli anni passati di lavorare molto con la formazione aziendale, quindi anche ditte grosse, Barilla, Ferrari, Maserati, eccetera. Io ho scoperto il mondo dell'orrore lì. Cioè, noi ci facevano, perché noi poi si faceva lo spettacolo la sera per divertirli, quindi cioè, venite a vedere il nostro lavoro, poi voi ci giocate. Ma la formazione che fanno loro è inquietante. Cioè, su tutti questi metodi americani che voi trovate nell'autogrid, eccetera, eccetera, è tutto misurato dal computer, cioè quindi siamo in gruppo, quindi tu sei il leader, quindi se guardi, lui ti guarda negli occhi, te devi guardarlo nel gomito, se te sei più basso e lui sta seduto, te stai basso, tutto questo, cioè la Barilla per esempio diceva, adesso ci sono le famiglie di immigrati, quindi nuovi bisogni, non è? Quindi dobbiamo mettere nei biscotti anche il sesamo, i prodotti, però tutto ciò non perché gli interessa agli immigrati, perché poi alla fine l'obiettivo è che da 10,5 deve arrivare a 10,8, se non arrivi quello ha fatto il progetto e va fuori. Cioè tutto sto mondo inquietante, io nel periodo lavoravo a Milano, c'è tutto sto mondo inquietante che poi dopo il venerdì sera si scatenano e quindi giù, stesso droga, blocchi a droga, a Milano da bere, no? E ci capitava, guarda, la cosa privata, non so. Noi si improvvisava rubando a volte una borsa a una signora, no? E poi si tirava fuori gli oggetti, cioè nel 99% dei casi c'era prosa, c'era un mondo veramente inquinante. La domanda, noi che non abbiamo capitali da spostare, non abbiamo, che cazzo si può fare, cioè, che modelli si possono opporre, perché chiaramente noi, come si può, cioè, sta parlando di giganti dell'economia dove noi sta a guardare sti flussi, ma noi a sinistra cosa può proporre di diverso? Se abbiamo magari un'altra domanda o due, possibilmente stringate per dare tempo poi a rispondere, altrimenti. Okay. No, che cosa infatti io
penso che il flagello del neoliberismo non è un problema di come è stata gestita la politica economica. Il flagello del neoliberismo è proprio un problema dei contenuti culturali che sono passati negli ultimi decenni, che portano a quello che hai detto te. C'è poco da, cioè, se poi filtra così tanto a livello della società, poi ci sono dei posti dove si resiste di più, dei posti dove si resiste di meno, ma il neoliberismo ha vinto perché è penetrato nella capoccia delle persone, non è che è penetrato soltanto perché Draghi è diventato governatore della BCE oppure perché hanno imposto i criteri di Maastricht, ma proprio perché si è affermato un modello di società, un modello di benessere dove conta soltanto l'individuo, e questo è il problema. Però questo, se da un lato è un problema, dall'altro ci può anche dire da dove si può partire per la resistenza, cioè nel senso che poi alla fine delle cose a livello locale possono essere fatte, cioè nei luoghi dei ritrovi eccetera. E poi anche questo discorso sulle nuove tecnologie, no? Cioè, è una cosa, secondo me, diciamo, di fatto negli ultimi 10 anni la società è cambiata completamente, è cambiata la comunicazione, è cambiata l'economia, è cambiata la politica, proprio perché abbiamo questi piccoli strumenti che ci consentono di comunicare. Quindi mi chiedo, però è una, cioè, che da un lato l'hanno introdotta loro, come dire, no? L'hanno introdotto Google, Facebook, Amazon, eccetera. E quindi hanno introdotto un modello anche di business che è micidiale, perché il fatto di offrire dei prodotti gratuiti, da un lato noi siamo tutti contenti perché ovviamente non paghiamo libri, non paghiamo giornali, abbiamo informazioni, abbiamo questo, però poi distruggono tutta una serie di attività economiche, per cui i giornalisti, se non ci sono più giornali, non ci sono neanche giornalisti che scrivono, e se non ci sono giornalisti che scrivono vuol dire che non c'è la cultura del giornalismo, cioè il giornalista non è uno che legge una notizia e la riproduce, il giornalista è uno che deve fare un'inchiesta, andare a vedere, studiare e produrre un qualche cosa di livello, no? Nel momento in cui questa forma di comunicazione fa sì che la carta stampata sia ridotta del 50% nel giro di pochi anni, che i giornali debbano chiudere, debbano risparmiare sul personale, eccetera, è un degrado anche della conoscenza sociale, perché non c'è più. Poi questo non è legato solo a Facebook, è legato anche agli interessi che ci sono sulla stampa, 300.000 cose. Però io penso che queste tecnologie possano anche dare un nuovo modo di tenere insieme le persone. Io non penso che, cioè, se noi pensiamo che il Movimento 5 Stelle è passato in 10 anni è diventato il primo partito, quindi lo possiamo criticare quanto ci pare, però è riuscito a far credere forse che potesse essere fatta una politica dove si recuperano le persone, cioè l'idea che chiunque si può presentare con le parlamentari e poi diventare deputato è una stupidaggine, va bene, però risponde a un'altra stupidaggine che è quella della sinistra, se vogliamo così chiamarla, dove non si sa perché Tizio, Caio e Sempronio diventano, perché il PD decide di mettere in lista una persona piuttosto che un'altra ancora, quale processo democratico hanno all'interno del partito, perché Renzi è diventato quello che è diventato, chi l'ha sostenuto, perché, come vengono fatte le liste dei parlamentari. Quindi loro hanno buon gioco a dire: voi ci criticate a noi, ma voi che cosa fate? Chi è che vi garantisce che i parlamentari non siano tutti nominati da 4 persone che sono i segretari di partito? Almeno noi facciamo le parlamentarie. Poi, diciamo, se andate a studiare la parabola del Movimento 5 Stelle, viene fuori che alcuni studiosi che l'hanno visto in modo approfondito hanno detto che è una delle più grandi forme di raggiro di massa, nel senso che hanno fatto credere una cosa e la sostanza era completamente diversa. Allora, per recuperare una funzione, diciamo, buona della politica, una partecipazione, secondo me non si può prescindere anche da uno studio di quelle che possono essere per noi, in modo intellettualmente onesto, le possibilità delle nuove tecnologie, le possibilità di comunicare, di rimettere su una rete di rapporti politici, di costruire un partito. Ad esempio, io non penso che sia una cosa brutta che Ada Colau, quando è stata eletta sindaco, a un certo punto non sapeva se doveva accettare l'appoggio della destra o meno,
e ha coinvolto decine di migliaia di persone. In questo momento io voglio sapere come la pensano i miei elettori. Penso che sia una cosa che bisogna rispettare, no? Cioè non tutta la politica non può essere sì, no, voto questo, voto quest'altro, però in certi momenti che la gente possa sentire che è partecipe di certe scelte, secondo me non è una cosa disprezzabile, è una cosa che va recuperata con tutte le precauzioni del caso, perché non si può ridurre la politica al click su internet, no? E anche questa analisi che hai fatto te è interessante, questo fatto che è interessante perché si vede come la tecnologia cambia il modo con cui le persone vengono elette, però dietro secondo me bisogna anche vederla come una crisi della politica, perché c'è una crisi della società. Cioè, prima della crisi del 2008, ci ricordiamo com'era il sistema politico? Il sistema politico era che c'era un centrodestra, un centrosinistra, che ciascuno dei due aveva la possibilità di raggiungere la maggioranza e si alternavano. Però questa alternanza cos'era? Io le chiamo due gambe dello stesso sistema di potere, come hai fatto la descrizione di Blair, di Clinton, eccetera, che facevano gli interessi di chi sappiamo. Poi se la destra andava al potere faceva sostanzialmente le stesse cose. La crisi che cosa ha fatto? La crisi ha distrutto questo falso bipolarismo, era un bipolarismo sostanzialmente falso, perché era l'interpretazione in modo un po' diverso dello stesso modo di gestire l'economia e di gestire la società. Il populismo cosiddetto ha distrutto questo, ormai in tutta Europa, da Trump a Brexit, in Germania anche, che era la patria della stabilità, e sembra che siano in crisi, la CDU, la Merkel non sanno bene come andare avanti, e quindi c'è una crisi della politica, per cui la politica, per stare in piedi, deve produrre il nuovo, per cui il nuovo, che ne so, Macron è il nuovo, poi alla fine viene fuori che non è nuovo per niente, i 5 Stelle è il nuovo, poi viene fuori che non sono nuovi per niente, Salvini è il nuovo, poi viene fuori che non è vero niente, però l'elettorato è arrabbiato, deluso e ha anche pochi elementi di decisione, per cui se tu fai la campagna per il Remain a Londra e la sede della campagna per il Remain la metti nella City di Londra, la gente vota per il Brexit. Se tutti i giornaloni, Repubblica, Corriere, eccetera, sparano a zero sui 5 Stelle, perché li considerano barbari, eccetera, la gente vota i 5 Stelle, perché c'è una protesta sociale che cerca di venire fuori nelle forme che trova, diciamo, piuttosto del vecchio, anche se non mi piace, io preferisco il nuovo. Allora, in una situazione così dinamica, quello che bisogna fare forse è mettersi a studiare anche forme nuove di organizzazione politica, forme nuove di comunicazione, forme nuove di partito, contenuti nuovi, perché è una situazione che ci spaventa, ma nello stesso tempo è una situazione che non è per niente stabilizzata, è una situazione che dà molta possibilità di cambiamento, cioè anche ci sono delle opportunità, diciamo, come dire, la confusione è grande sotto il sole, la situazione quindi è eccellente, quindi ecco, una nota di ottimismo. Alla fine di questo incontro di oggi, che devo dire ha portato a una discussione che è andata anche, devo dire, oltre quelli che sono i limiti degli argomenti toccati da questo libro, che è anche un momento che, appunto, se si parla di una nuova socialità, anche questi, no, sono piccoli momenti in cui si può forse andare in direzione rispetto a una nuova socialità con più attenzione verso quella che è il vivere comune e il vivere insieme. E a questo punto chiudiamo, ci diamo appuntamento a venerdì 13 marzo, quando ci sarà il secondo incontro di questo ciclo di eventi, con tema e presentatore ancora da decidere. Quindi, grande sorpresa, seguite la pagina Facebook della libreria Marabook. Grazie di nuovo ai membri del panel, Dimitri e Andrea, e ringrazio anche me stesso, grazie a Samuele.